voi ormai siete una realtà nostra, locale, e dovete sempre di più cercare di coinvolgere anche la nostra cittadinanza, i nostri abitanti, perché avete dimostrato di essere brava gente che vuole lavorare e che vuole contribuire a far crescere insieme a noi questa città. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Come vedete, oggi stiamo celebrando la fine del mese di Ramadan, e il mese di Ramadan sarebbe il terzo pilastro della religione musulmana, dove viene il musulmane effettua un mese di digiuno dagli 29 alle 30 giorni e va in calcolo, diciamo, dalla nascita della luna e quando diciamo finisce anche la luna. Con molto piacere che oggi sono venuto a salutare gli amici musulmani per la loro festa che è al termine del Ramadan. Oggi tutti quanti faremo il benvenuto con immenso ringraziamento all'autorità, sia dalla questura, anche per la loro presenza, che sempre veramente sono sempre state accanto. Un applauso all'autorità dalla questura. الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. Una giornata fatta anche di colori, ma di entusiasmo, la voglia di stare insieme, ormai è una realtà integrata nella nostra città, nel nostro territorio. Sono addirittura delle famiglie da 30 anni che stanno qui a Viterbo, con figli chiaramente già ormai adulti e che lavorano. Grazie, per me è un onore stare qui oggi insieme a voi. Ringrazio Mohamed che mi ha invitato. In questa festa abbiamo voluto mandare un forte segnale che la religione non è mai un ostacolo, per dare una mano a costruire questa società, che ci sentiamo di far parte di questa società, onorati veramente dalla partecipazione del primo del signor sindaco Giovanni Arena, e onorati anche dalla presenza di tutta la nostra comunità. Veramente siamo stati tantissimi. Ci festeggiamo la termine del Ramadan, però quando sarà anche la giornata del sacrificio vorrò essere insieme a voi. Quindi, per favore, state seduti, un po' di pazienza, e diamo la possibilità pure ai nostri ospiti di farci auguri. Per favore, un po' di calma, state nei vostri posti, che faremo presto, mancherà forse 20 minuti, mezz'ora e abbiamo fatto, e ci sarà un rinfresco dopo, inshallah. Per favore. Il nostro fratello Marco, io sono Mohammed, era presidente dell'Associazione Culturale Islamica di Viterbo. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Io mi auguro che voi, le vostre famiglie, i vostri figli possano cercare di continuare a stare insieme a noi e darvi anche la possibilità di lavoro. Purtroppo non solo gli italiani, ma un po' è il problema più grande che abbiamo nella nostra nazione, anche nel nostro territorio. Oggi, se c'è una o due persone che lavorano in famiglia, già è una bella cosa. Grazie mille anche all'autorità italiana, la questura veramente, che sempre ci mette in condizioni per poter veramente organizzare i nostri eventi in miglior modi. Speriamo che la nostra città, il nostro territorio vi dia la possibilità di poter vivere degnamente. Tantissimi auguri per tutta la comunità, Eid Mabruk, e ci vediamo alle prossime occasioni. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ultimamente si fa anche il calcolo astronomico che praticamente permette con precisione la nascita del mese. Una volta finito il mese ci abbiamo questa festa in cui si radunano tutti i musulmani. Per noi praticamente un giorno di gioia, perché c'è il profeta Muhammad, pace e benedizione sia di lui, ha un hadith, un detto dove dice praticamente il digiunato ha due gioie. La prima gioia quando finisce il mese, come vedete oggi tutta la gente allegra, diciamo un clima proprio serena di festeggiamenti. E la seconda quando saremo al di là, che Allah Dio sarebbe la sua ricompensa praticamente totale con i suoi giardini nel paradiso. E questa festa veramente ci ha reso, specialmente oggi, onorati, perché abbiamo avuto sia la visita dal primo cittadino di Viterbo, il sindaco, il signor Giovanni Arena, che veramente è stato disponibile, ha risposto immediatamente al nostro invito, e per noi è stata una bellissima occasione veramente a conoscere anche lui, dalla parte sua conosce la nostra comunità islamica, che per dare un forte segnale. Assalamu alaikum wa rahmatullah.